stata presentata alla stampa l'edizione 2018 del Sicily Food Festival, la festa del cibo siciliano che terrà banco a Cefalù dal 7 al 9 settembre. Una manifestazione ricca di spunti, nata dalla collaborazione con la regione siciliana e con dei partner d'eccellenza, tra cui il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Palermo, l'Istituto per la Promozione e la Valorizzazione della Dieta Mediterranea, il Parco delle Madonie con il marchio Paniere Natura e il Parco dei Nebrodi. Fiducioso del successo della manifestazione, il neo presidente dell'associazione organizzatrice Key Food, Davide Merlino. Quest'anno il Sicily Food Festival avrà qualcosa in più rispetto agli altri anni, perché abbiamo il patrocinio di molti enti importanti e che girano nel mondo del cibo, come l'Università di Palermo, con lo stallo professore inglese, l'IDIMED per la promozione della dieta mediterranea, abbiamo l'associazione cuochi e pasticceri di Palermo che si esibiranno in diversi show cooking sempre per promuovere le materie prime siciliane. Ci saranno tantissime aziende che arrivano da tutta la Sicilia e che abbiamo selezionato per qualità e per professionalità, sempre per dare quel valore aggiunto al cibo siciliano. Quindi quest'anno il Sicily Food Festival sarà appunto la festa del cibo di Sicilia e che avrà un occhio all'internazionalizzazione, perché il nostro obiettivo è quello proprio di far diventare l'evento, la manifestazione, ma la Sicilia un punto di riferimento per tutto il mondo per quanto riguarda il cibo. Un occhio di riguardo sarà poi dato al mondo del gluten free grazie alla presenza dell'Associazione Italiana Celiaci, che assisterà le aziende che proporranno piatti senza glutine. Sono molto contenta di essere stata invitata alla manifestazione, a questa manifestazione che si occupa di gastronomia siciliana e di street food in particolare, perché è importante che anche il celiaco possa appieno gustare insomma tutte le specialità siciliane in una manifestazione come questa. Immaginiamo che a Cefalù ci saranno tanti turisti, tante persone che vengono da fuori e tra questi anche tanti celiaci o persone che sono costrette per patologia ad alimentarsi senza glutine. Per cui partecipare, cioè essere all'interno di queste manifestazioni così popolose, diciamo così frequentate, è un assolutamente una cosa ottima per il celiaco, perché si abbattono tutte quelle barriere, cioè che esistevano fino a qualche anno fa, in cui praticamente il celiaco partecipava ma non poteva effettivamente mangiare.